sì. Eccoci qua. Ciao a tutti, sono Alessandro, sono consigliere di vendita del reparto vernici. Oggi vi farò vedere come si eseguono tre tipi di decorazioni. Allora, intanto vi presento i prodotti, dopodiché cominciamo a preparare e a eseguire il lavoro. Allora, direi che partiamo col vento di sabbia. Il vento di sabbia, non so se qualcuno l'ha già visto, qual è? È una pittura molto semplice da fare, si fa in due passaggi. Il primo è il fondo, che è questo qua, si deve applicare a rullo o a pennello, come preferite. Si fa il giorno prima, bisogna aspettare 24 ore di essiccazione. Dopodiché scegliamo il colore e lo andremo a mescolare con la base. Questa base bianca all'interno ha della vera e propria sabbiolina. Si applica con un pennello così, si chiamano spalter. La tecnica è molto semplice, si inzuppa, tra virgolette, il pennello e si applica in maniera molto casuale, ok? Non bisogna cercare di creare un disegno, ma bisogna lasciare che venga. Vedete tutti? Più o meno? Il secondo è questo qua. Anche questo è molto semplice da utilizzare. Bisogna sempre utilizzare un pennello come questo per applicarlo e come secondo passaggio c'è il suo rullo. È un rullo particolare, adesso vi faccio vedere. Eccolo qua. È un rullo che non ruota più di tanto, va a graffiare il prodotto, quindi bisognerà come primo passaggio applicare la pittura, dopodiché bisogna graffiarla, ok? Comunque dopo nella pratica sarà più facile. Ultimo è l'effetto seta. È un effetto in parte molto simile perché si può applicare in due modi. Uno è nella stessa maniera dell'effetto rino, se no possiamo fargli una finitura invece un po' più liscia. In quel caso si utilizzerà sempre uno spalter per applicarlo, dopodiché si liscerà con una spatolina in plastica, quindi sempre un passaggio in più, ma tutti passaggi molto semplici. Sono tutti disponibili in varie colorazioni, nel caso di questi due sono già colorati, nel caso del vento di sabbia invece c'è una base uguale per tutti e poi ci sono vari tipi di coloranti che si possono utilizzare. E noi ne abbiamo già preparati. In questo caso non metteremo il fondo per questioni di tempo, perché sennò dovrei farvi stare qua altre 24 ore solo ad aspettare che si asciughi. E direi che cominciamo subito. Il fondo su tutte e tre 24 ore? Il fondo serve solo per questa qua. Ovviamente se abbiamo una parete che assorbe tanto conviene mettere comunque un fissativo prima delle altre due pitture. Nel caso di questa non serve perché il fondo c'è già il suo. Lì consiglio, non è una grossa spesa, con 8 euro abbiamo anche il fissativo antimuffa per 50 metri quadrati, quindi vi conviene in quel caso. Fissativo normale in 6 ore si asciuga, quindi se lo fate la mattina al pomeriggio già potete applicare la pittura. Allora. Scusi un po', il fondo è indifferente se la parete dell'intorno è nuovo o è già pitturato? È indifferente, sì, perché questo tipo di pittura per tenere bene vedrete che si attaccherà lo stesso, ma nel tempo si toglierà via molto più facilmente, per quello serve il fondo, fa da aggrappante proprio, ok? Se c'è una parete bianca deve comunque mettere il fondo, sì, è obbligatorio in questo caso. Allora, oggi divideremo per questione di spazio la parete in tre e così vi farei provare anche a voi. Io inizio ad applicarlo giusto per farvi vedere, poi direi che a turno magari chi ha voglia di sporcarsi tra virgolette fa una prova, perché un conto è vederlo, un conto è farlo, vi renderete conto che è più facile di quel che sembra, ok? Quindi a casa vostra l'abbiamo venduto a un sacco di clienti che non avevano mai preso un pennello in mano e il lavoro lo hanno fatto tranquillamente, magari non sarà un'opera di Picasso, però viene bene. Allora,
Quando applicate lo scotch, ricordatevi, scotch, il nastro carta, ricordatevi di fare un unico pezzo, non fate mai a pezzettini, quindi non questo lavoro. Questo lavoro non si deve fare, perché sennò la pittura sicuramente passa al di sotto. Allora, come funziona? Dopo aver messo il fondo, mettiamo il colorante all'interno della base. Nel caso del litro e mezzo andrà un colorante solo, nel caso del 3 litri, quindi della versione più grande, andranno due coloranti. Si mescola per bene con un miscelatore, se non avete il miscelatore o lo comprate, lo attaccate al trapano, o dovete mescolarlo per molto più tempo, ok? Ecco come si presenta il colore. Vedete tutti? Ok. Mettiamo la copertura. Sono uno dei tanti colori. Sono uno dei tanti, sì. Ce ne sono più o meno una decina. Una decina che poi possono essere modificati all'occorrenza con delle vernici, con delle finiture. Ci sono tre tipi di finiture, quella di bronzo, quella dorata e quella argentata. Buongiorno. Ciao. Quelle si applicano eventualmente dopo, per dargli un effetto un po' più particolare. Non è obbligatorio assolutamente. Puzza un po'. Puzza un po', sì. Un po', sì. Mettiamo il telo per non sporcare. Non prendete troppo colore, ma neanche troppo poco, ok? Una via di mezzo. Poi, man mano che lo fate, vi accorgete se è troppo, se è troppo poco. E si può anche eventualmente riprendere un pochino il colore. Finché non è asciutto, potete anche un minimo modificare l'effetto, ok? In questo caso... copre molto bene. E considerate che qua adesso non c'è il fondo, ok? Anche se vengono dei grumetti, va bene, ok? Quando si solidificherà sarà quello che creerà l'effetto. Continuate così per tutta la parete e in una mano avete finito di fare il lavoro. Quindi, veloce e semplice. Chi vuole provare? Vieni a provare. Hai capito come si fa? Sì, più o meno. Provaci. Un po' di più tranquillo. Tanto lo spagno. Vado. Dove vuoi? Vai dove abbiamo. A caso, vai in tutte le direzioni. Come vi sembra, difficile o facile? Facile, no? Tu che hai provato? Facile. Vuoi provare ancora? Non so se vuole provare un altro. Bravissimo. Adesso chiami la collega. Sì, va benissimo. Regular.
Sì, ha un po' di dolore. Quanto tempo ci mette a seccare? Una giornata. Questo tempo così. Sì. Semplicissimo. Unica cosa. Sulla stessa parete che lo faccia una persona sola, ok? A metà parete non cambiate mano perché, come vedete anche qua, cambiano i disegni. Si vede la differenza perché ognuno ha il suo stile, diciamo, la sua mano. E chi vuole, non vi sporcate. Oh, bravo, coraggioso. Vieni, vieni, vieni. Però dopo alla fine viene lo stesso colore più o meno. Viene, non è uniforme, non è un colore uniforme, nel senso il colore è lo stesso, solo che dove c'è più sabbia, come vedi, viene un pochino più scuro. Ma è questo quello che deve essere l'effetto, sì. Se vuoi continuare anche un altro pezzettino, metti un po' di colore. Si può dare anche con la spatola? Meglio col pennello, con lo spalter. Lo spalter è proprio una tecnica. Possiamo applicare un sacco di pitture con lo spalter, soprattutto quelle leggermente più dense. Ma anche una pittura normale, se voi l'applicate in questa maniera qua, in una mano unica, creerà comunque un chiaro scuro. In tutte le direzioni. Tutte le direzioni, casuale. Più cercate voi di creare un disegno, e peggio verrà. Quindi... date libero sfogo alla casualità. Qualche ragazza che voglia provare? Che sabbia c'è all'interno? Sinceramente non te lo so. Eventualmente la scheda tecnica si può richiedere al fornitore, se c'è qualche necessità anche tra i colori. C'è dorata. Ah, ok. La finitura, quindi. La finitura c'è argentata, dorata o di bronzo. Ma si mette dopo. Si mette dopo, si applica nella stessa maniera, quindi io verserò in un contenitore a parte e l'applicherò sempre con lo spalter. E sarò io a decidere quanta metterne, ok? Quindi verrà un effetto più dorato a seconda di quanto. Io credevo che si mischiava. No, si mescola il colorante, perché la base è bianca, è un bianco sporco. E poi va colorato. Credevo che la sabbia si mette all'interno e poi... No, ci sono altri prodotti che sono delle perle di vetro, sì. Com'era? Difficile? Facile. Bello, anche divertente, no? Scusa, io che ho il fondo bianco. Quante passate ti devo dare? Fai una mano di fondo, devi mettere, se è arrivato dopo, devi mettere il fissativo, che è questo qua. Ah, ecco. Ok, bisogna anche metterlo. Anche se è pitturato nel bianco. Sì, anche se è pitturato. In questo caso non c'è quel fondo lì, perché per esigenze di tempo. Se passi con una carta vetrata o... va via, ok? Nel caso col fondo invece riesce a aggrapparsi molto meglio. Dobbiamo finirla, eh? Quindi qualcun altro venga a fare. Uno più alto. Più alto. Sempre alto. Allora. Allora, ti noti. Scusa, tranquillo, tranquillo. È che si muove tutto. Non serve esercitare tanta pressione, stai tranquillo che si spalma da solo. Troppa roba. giusto per capire. Sì, tranquillo. Non siamo pittori professionisti, quindi l'errore ci sta, non vi preoccupate. Ma come vedete, ben bene. Per te che hai detto che ci vuole una giornata? Per asciugarlo, l'essiccazione completa sì. Al tatto in un paio d'ore è già asciutta. Però se asciutta al tatto non significa che sia veramente asciutta. Ok. Chi è più alto? Il più alto? Lui. Lui. Abbiamo bisogno di te. Mettine poco, tranquillo, così. Va bene. Viene molto bello, sì. Bravissimo. Non so più di nuovo, ho bisogno di salvare la scala. Beato lui. È già tutto pronto, mescoli il colorante e lo esco. Ok, perfetto. Abbiamo giusto una coloratina qui. Così non lasciamo il bianco. Adesso si è fatta questa qua è la base. No, questo è già finito il colore. È già finito il colore. La base sarebbe da mettere prima. Noi non l'abbiamo messa per esigenze di tempo. La finitura? La finitura.
La finitura va applicata una volta asciutto. Una volta asciutto, dopo le 24 ore. Sì, dopo le 24 ore la applichiamo. Ne è la stessa tecnica, quindi sempre con lo spalter e sempre in tutte le direzioni. Come vedete, in qualche barattolo, come preferisci. L'importante è che ci entri il pennello, tutto lì. Il suo barattolo originale non ci entra, la mettiamo in qualsiasi contenitore, va bene. Basta, domande su questo prodottino qua? Se avete dubbi, chiedete, siamo qua apposta. La finitura è indispensabile o quella che lascia? No, 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 è una questione estetica. Si può tutto vedere come viene? Se volete dopo venire al reparto vi faccio vedere degli esempi. Quindi il reparto là hanno tutti la finitura in pratica che ho visto. Non tutti la finitura, c'è per esempio il Bengay che fa vedere sia il Bengay normale e il Bengay col dorato. Oppure si può applicare anche il vento di sabbia senza colorante, verrà un bianco, e poi sopra potete applicarci le finiture. Ok, quindi se volete un bianco con qualche finitura dorata, mettete sopra la vernice dorata. Ho l'esempio al reparto con il bianco e il color argento. Ok, dopo vi faccio vedere se venite di là. Ok, questo è fatto. Se ci sono dubbi, se c'è qualcosa... È finito adesso. È finito, sì. Si lascia asciugare. Come vedete, fatto da non professionisti, è venuta comunque molto bene. Ok? Fondo, dopo 6 ore circa, si può... Dopo una giornata. Il fondo suo ci vuole una giornata, il fissativo normale per le altre invece ci vogliono solo 6 ore. Ok, perché è molto più denso, quindi sta più tempo ad asciugare. Quindi io mettendo quello prima devo aspettare un giorno. Sì, devo aspettare una giornata e poi fai questo qua. E devo aspettare una giornata. Sì. Sì. Com'è? Mettendo il fissativo, questo. Un 3 giorni, sì, un 3 giorni. In 3 giorni di lavoro effettivo in un pezzettino così avete visto quanto sia stato, un quarto d'ora più o meno. Quindi molto semplice. Allora. E il primo è fatto. Il secondo, direi che passiamo all'effetto lino, è leggermente più complicato. Quando dico leggermente, dico veramente leggermente. Allora. Cos'è che ti chiede? Prego. Se uno la vuole lasciare così senza aggiungersi la argento. Questa è già finita? È già finita. Non serve dare una mano di vernice, qualcosa sopra per fissare? No, assolutamente no, perché si fissa al lavabile. È un lavabile, sì. Dove vedete il colore, colori soprattutto un po' più forti, sono sempre lavabili, tranne in qualche rara occasione, ma sono sempre pitture lavabili. Ok? Lavabili solo con acqua? Solo acqua, sì. Solo acqua. Quando si parla di pitture lavabili non significa pitture che realmente io posso lavare con detergenti. La lavabilità è data solo dal poter passare con una spugna umida senza neanche grattare violentemente, perché sennò viene via. In quel caso si utilizzano altri prodotti se volete la lavabilità vera e propria, come la conosciamo tutti la lavabilità. Sì, beh, già col lavabile comunque, se abbiamo problemi di umidità in una parete dove c'è muffa, allora è sconsigliabile fare un prodotto del genere, ok? Magari sulle altre pareti da utilizzare. Allora, perché se abbiamo problemi di muffa significa spesso che le pareti non respirano. Sì. Se io gli applico delle pitture lavabili, e non parlo solo di questo, ma parlo anche del semplice bianco lavabile, è più facile che torni la muffa, perché la parete non respira, non riesce a far uscire il vapore, che creiamo noi, che creiamo cucinando, eccetera, e quindi si potrebbe creare della condensa e quindi della muffa. Ok, questo non è detto, dipende da caso a caso. Ok? Sì, sì. Eventualmente ci sono dei prodotti da mettere prima, come il fissativo di cui vi parlavo, che hanno dei fungicidi, quindi aiutano a tenere lontana la formazione delle muffe. In un bagno è meglio... Se non...